Quella bimba con la frangetta e il broncio sono io, dietro mia madre e mio padre. Mi abbraccio a Paco, dietro di lui c'è Carlos. Nell'altra foto c'è anche José. Erano cubani, era il 1964. Invece questa ragazza sulla spiaggia accanto a mia madre è Linda. Era il 1967, Linda aveva 20 anni. Era scappata con il marito Milan dalla Cecoslovacchia ed era arrivata a Latina, dove era stato allestito un campo di accoglienza in una ex caserma gestito dal Ministero dell'Interno. Linda e Milan nella chiesetta del campo si erano anche sposati. Linda e Milan, i tre cubani, sono alcuni dei quasi 80.000 rifugiati che dal 1957, all'indomani dell'invasione dell'Ungheria, fino al 1989, caduta del muro di Berlino, sono arrivati al campo profughi di Latina, un fiume umano di donne, bambini e uomini che arrivavano senza niente. Restavano alcuni mesi e poi andavano in Canada, Australia e Stati Uniti. Dove sono queste persone? Cosa è diventata la loro vita? Cosa ricordano di quel periodo di passaggio da est a ovest? Negli archivi ho ritrovato tanti documenti, fotografie, schede, numeri, lettere. C'è la scheda di Andrei Tarkovsky. Aveva già vinto i festival di Cannes e Venezia, ma in Russia non lo facevano lavorare. Venne in Italia a girare Nostalgia e quando chiese asilo politico fu un caso che ebbe un clamore internazionale. Ho cominciato a ricercare le persone. Ecco io, 20 anni. No, non mi riconosco, era un'altra persona. Sì, mi sembra che questa persona, sì, è morta. Non so dove, però sì, non mi riconosco. La cantina? Sì. Dove le cugine te là? Dove si mangiava? E mentre le baracche che a destra e a sinistra si andava a mangiare, c'era una alea qui e qui. E io abitavo di questa parte, vicino a uffici. That's where I spend the last night here in Romania before I escape. I think one of the most important reasons why I escaped was because there was no freedom in Romania. I entered the train station. I've seen quite a few police officers, and I went inside, and then in an hour, there was this train that was going to Cesana, Trieste, Italy.